Allora, il film fa parte di Festa Mobile, si chiama Lontano Lontano, l'ho già detto, e il regista è Gianni Di Gregorio, che è qui al centro. Accanto a me c'è invece Giorgio Colangeli, che è uno degli attori insieme a Gianni, poi Angelo Barbagallo, che è il produttore, e là alla mia estrema destra Marco Pettinello, che è il co-sceneggiatore, giusto? E qui sempre in prima fila c'è Samantha Antonicola di Rai Cinema. Gianni, parto da te. Sì. Dunque, innanzitutto mi sembra che Lontano Lontano sia estremamente, per me questo è uno dei grandi valori del film, coerente con quello che hai sempre fatto. Il film è la storia di, detta in maniera elementare, di tre pensionati romani che per vari motivi a un certo punto della loro vita decidono di provare a cercare qualcosa di diverso. E con poi le conseguenze del caso. Allora, mi sembra estremamente coerente con, e parlo del tuo lavoro da regista, con quello che hai sempre fatto, cioè il mettere in scena personaggi che per un motivo o per un altro cercano un po' di, se non evadere dalla realtà, ma di farci conti in maniera non scontata, no? È vero questo? È vero, no, ti ringrazio molto intanto. Sì, devo dire, lo sento anche io in linea, devo dire la verità, l'idea me l'ha data Matteo Garrone, che proprio conoscendomi, vedi come dici, conoscendomi, mi ha detto devi fare un film su un pensionato povero che è costretto ad andare fuori, però vedi che... E poi se non lo fai tu, mi ha detto che sei proprio specialista in vecchietti, pensionati, non lo fa nessuno, si rischia che questo film non ci sia. E questa cosa mi ha folgorato, quindi io ho lavorato tantissimo poi sulla scrittura e poi con Marco Pettinello negli ultimi tempi, perché effettivamente l'idea mi piaceva, era meravigliosa, era in linea, come dicevi, lo sentivo. E poi questa cosa si è ampliata, questo personaggio sono diventati tre e poi sono successe tante cose, però effettivamente hai ragione, viene da un'idea di Matteo che mi conosce e che mi ha detto questo film è un film che tu devi fare. Allora, io non l'ho detto all'inizio, mi scuso, dovevo dirlo perché i tre protagonisti assoluti del film sono naturalmente Gianni, Giorgio Colangeli qui accanto e Ennio Fantastichini, di cui vedremo poi alla fine della conferenza stampa un video saluto, ed è l'ultimo ruolo di Ennio prima della sua scomparsa. Allora, questi tre personaggi, volevo coinvolgere anche te Giorgio, questi tre personaggi, cioè Attilio Giorgetto e il professore sei tu, Giorgetto sei tu e Attilio invece era Ennio Fantastichini. Allora, questa specie di condizione di vecchiaia, no? Come anche un po' la spinta per ripartire, poi mi viene anche da chiedere, vorrei chiederlo a entrambi voi e anche a Marco in qualità di sceneggiatore, però ripartire per andare dove? Anche perché poi mi sembra che più il film prosegue e più restate incagliati in tutte le sabbie mobili della realtà, no? Sì, realtà, sì, con le paure, le cose terribili, perché è gente che non si è mai mossa, almeno due di loro, uno addirittura, Giorgetto, non è mai uscito da Porta Settimana, insomma, stiamo parlando di... Quindi il professore che è fatto da me, sono io, devo dire una parte autobiografica, c'è. Ancora più vigliacco, poi ancora più spaventato della cosa, ma quando arriva poi appunto Ennio, che ci manca terribilmente, che diventa poi il capo della situazione, il capo del terzetto, diventa il colonnello, diciamo così, loro si mettono in movimento e non hanno la più pallida idea di quello che sta succedendo. La cosa bella è che credo che sia giusto sempre a qualunque età mettersi in movimento per andare da qualche parte, rinnovare o stare meglio, cercare di stare meglio, che era un po' questa l'idea, di non abbandonare mai la speranza di migliorare se stessi o di trovare nuovi rapporti, insomma una curiosità per la vita, ecco. Certo.
Appunto, è un viaggio che loro intraprendono sulla base di indicazioni talmente vaghe, no? Che magari non lo sanno nemmeno loro, però non gli interessa tanto arrivare in un posto preciso e parlare con quella persona che potrebbe essere utile, quanto comunque muoversi, comunque fare qualcosa, trovare cose nuove. Ecco, è un viaggio senza navigatori, che sì. Oggi insomma è un po', no? Oggi tu c'hai la strada, il civico, metti quello e vai, puoi anche non guardare, cioè il viaggio non ha più senso, come no, tempo e spazio che ti separa dalla meta, ha senso solo la meta. Per noi invece questo viaggio è proprio il viaggio, è importante in quanto viaggio. Sì. Tanto che la possibile meta poi ci sfugge in qualche modo, cioè non andiamo nelle Azzorre, però comunque abbiamo raggiunto invece l'obiettivo inconsapevole, che era quello di dare una svolta. E la svolta poi, non paradossalmente, ma in maniera imprevedibile, diventa proprio la rinuncia ad andare noi e mettere invece in condizione un giovane di andare, di fare lui un viaggio. È molto più importante che vada lui in Canada a realizzare il suo progetto di vita, piuttosto che noi, che insomma una vita ormai ce l'abbiamo alle spalle, ma senza tristezza, anzi con quella energia di chi consapevolmente lascia un testimone a chi gli viene dietro. E anche questa è un'indicazione importante, anche poco allineata rispetto a quello che succede oggi. Oggi i giovani stentano a trovare una collocazione nella società, anche perché chi già ci sta rilutta a lasciare il posto. Ormai ci consideriamo immortali, ormai, cioè la medicina, la tecnologia ci ha talmente prolungato, no, la nostra vita, la nostra aspettativa di vita, eccetera, che c'è la morte l'abbiamo rimossa, sì, sì. E anche la vecchiaia. Per cui sto testimone non lo passiamo mai, ecco. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Vai. Ma sì, forse una cosa, abbiamo anche voluto raccontare un mondo in cui è sempre più difficile stare decorosamente ai margini, cioè loro sono anche persone che sarebbero state nel loro angoletto, con la loro pensione, con la loro casetta, senza desiderio di comandare sugli altri, ma senza nemmeno desiderio di obbedire, ecco, né di sottomettere né di essere sottomessi. Ed è una forma di vita che è sempre più difficile, perché ti vengono a stanare in qualche modo. E quindi per quello devono scappare. Loro, secondo me, non se ne sarebbero voluti andare in origine. Sì, sì. Mi raccomando, se volete intervenire, fatevi vedere e vi do la parola. Ecco, mi voglio ricollegare a quello che hai detto tu, Giorgio. Io non volevo rivelarlo, perché ormai sento questa spada di Damocle degli spoiler, che è una politica che io detesto, però ovviamente per il pubblico insomma, bisogna rispettarla, ma visto che l'hai detto tu, allora mi ci attacco. Oddio. Questo scatto morale che i vostri tre protagonisti hanno nel finale, ovvero di rinunciare a voi e di concedere al ragazzo clandestino di poter provare a rifarsi una vita, anzi a farsi una vita. E questo mi ha molto sorpreso e mi ha naturalmente è qualcosa che fa amare molto di più i tre personaggi, tutti e tre, no? Sì, ma in effetti diciamo questi tre personaggi dovrebbero avere paura di se stessi. Noi facciamo questo ragionamento con Giorgio sul treno, dovrebbero avere paura di se stessi, ma non hanno paura del diverso, di quello che sta succedendo, non hanno paure dall'esterno, e quindi è un gesto, sì, che c'è un'etica, ma che avviene con una tale spontaneità che neanche ci pensano più di tanto, è come se fosse meccanico nella loro. Ma questo mi piaceva tanto, parlare dell'uomo, perché è proprio la mia passione, con tutte le sue paure, ma anche con una valenza morale, insomma, quello ci ha dato in dotazione un po' di un senso proprio di accoglienza, di tolleranza, di non paura dell'altro. E questi tre ce l'hanno assolutamente, ed è automatico fare quello,
e credo che nel film sia venuto quasi spontaneamente, e questo ha colpito anche me, ti devo dire. Va bene. Scusa, volevo dire una cosa proprio sull'accoglienza che il Giorgetto fa del ragazzo nero, certo. Che è una cosa che va al di là del problema dell'accoglienza, cioè quando arrivano, c'è già, è un prendere atto del fatto che quello c'è. Giorgetto non è uno in grado di fare grandi discorsi, diciamo, non saprebbe che cosa dire del fatto che lui dà le chiavi a questo ragazzo nero e se lo trova in bagno quando lui ha bisogno di andare e lui lo si fa la doccia. Lo tratta come un parente, come una persona che lui conosce da tempo, cioè non ci accorgiamo da come Giorgetto si comporta col ragazzo nero che questo viene da lontano. Sembra che è stato sempre lì. E questo, nella sua semplicità, nella sua apparente anche, come dire, proprio povertà di discorso sull'accoglienza, è invece un discorso avanzato, perché il problema non è ormai tanto più come i media continuano a dirci quello se dobbiamo accoglierli o non dobbiamo accoglierli, se dobbiamo chiudere i porti o non li dobbiamo chiudere, ma questi stanno già qui, lavorano con noi, in tante regioni sono integrati in maniera perfetta, non possiamo fare almeno ormai del loro apporto, del loro lavoro in tante attività, quindi sono ormai qui. Il problema non è quello di... è un problema finto quello lì, che abbiamo già non superato, ma che è stato superato dai fatti. Noi forse non l'abbiamo superato, tanto che questo martellamento dei media funziona, ci mette ancora paura. Ancora pensiamo che possiamo frenarla una cosa del genere, ma non è successa. È successa, sta succedendo, quindi dobbiamo semplicemente conviverci, imparare a conviverci e non chiedersi... E Giorgetto fa questo, nella sua semplicità, nel suo modo elementare di vivere, che proprio sembra un bambino, fa questo. Sì, certo, due. Aspetta, microfono. Buongiorno, Emanuela Castellini, Rai Radio Live, Quotidiani del Nord. Dicevo, più che un martellamento dei media, a me sembra più un attacco da parte di Salvini, da parte di comunque una certa politica. Noi siamo testimoni della realtà e riportiamo quello che avviene. Di conseguenza, questo, insomma, no? Che cosa ne pensa? Sì, vabbè, correggo il tiro, diciamo. Certo. Ma... Sì. Sì, sì, sì. È strumentale, ecco, voglio dire. Certo. Sì, buongiorno Valentina D'Amico. Visto che comunque il film dà una risposta a questa situazione, io mi chiedevo la vostra opinione. Secondo voi ci vuole maggior coraggio a lasciare tutto e a rifarsi una vita in un posto che riteniamo migliore oppure a restare e affrontare la situazione? Ecco, io sinceramente nel profondo spero che... mi piacerebbe pensare che sarebbe bello restare per migliorare. E poi ci sono dei casi chiaramente più di estremo bisogno, insomma tanta gente se ne va, anche i giovani se ne vanno. Io penso che bisognerebbe restare e migliorare, cioè, questa è la... veramente lo penso, lo credo. In fondo anche loro restano, poi certo, in qualche modo sono anche migliorati, sono diventati amici e fanno una vita ben più ricca di quella che facevano pochi giorni prima al bar col Campari, insomma. Sì, noi abbiamo raggiunto l'obiettivo attraverso un'altra strada, cioè noi volevamo stare meglio andando in un posto, stiamo meglio rimanendo dove stiamo, sì. Però facendo quel gesto, non è secondario, quel gesto è forse quello che ci fa stare meglio, no? Con questo non voglio dire che è un'indicazione di comportamento, per carità, no, cioè non no, è che dice allora bisogna dare. No. Il film non è mai una cosa così realistica da fornire delle indicazioni di vita. Forse la fiction si arroga questo diritto spesso, no? Per cui poi la gente si abitua a dire ah beh, allora che devo fare? No, non è che suggeriamo quello, però ecco, è un'indicazione ideale, sì. che ha la sua importanza. Sì, ecco. Di ricordarsi della parte migliore, insomma, che esiste in qualche maniera. Poi è vero, la mettiamo sotto naftalina a volte, ma insomma la parte migliore, appunto, ripeto, è data in dotazione, ci sta.
ci sta pure quello. Ci sta pure quello. Ecco. Sì, alla fine loro, noi ci dicevamo ogni tanto scrivendo il film, alla fine il loro viaggio lo fanno, cioè è un viaggio più mentale, da una condizione umana a un'altra condizione umana, non è un viaggio attraverso i continenti, ma è il loro viaggio, insomma. Sì, e poi è un viaggio che finisce bene. Che finisce bene, sì. Sì, 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 infatti, vedi, è un viaggio che finisce bene, però abbiamo viaggiato realmente, perché lo sa Angelo, il produttore, c'erano 100 location in questo film, infatti mi ha anche strillato a un certo momento, perché e abbiamo fatto delle corse per Roma, Roma, immaginate il caos, con la troupe, una cosa impegnativa, quindi eravamo stremati alla fine, e quello è stato veramente un viaggio. Con Giorgio, una volta, mentre camminavamo per ore al sole, ci si sono rotte le scarpe, scollate le suole delle scarpe. Sì, io non gli davo nemmeno le scarpe. No, non è vero. I sandali erano miei. Stato in pochi minuti. Però Angelo lo sa, voglio dire, è stato un film impegnativo sotto un certo aspetto, impegnativo. Sembra così semplice, ma... Io ho fatto i chilometri, in particolare ho fatto i chilometri. Sì, quelle passeggiate di Giorgetto che sono vere, poi ripeti, rifai il ciak. Giornate sotto il sole, con le scarpe che si sono, le suole si sono staccate, poi giustamente il reparto scenografia ce l'ha riattaccate. Manco Lorenz d'Arabia. Neanche Lorenz d'Arabia. Cambiamo argomento. Sì. No, invece ci voglio restare su questa cosa dei luoghi, perché mi interessa moltissimo, perché era una delle cose che volevo chiedervi, perché e si vede dal film che c'è un lavoro sui luoghi e sulle location, ovviamente spesso in maniera... se posso dire comica, perché insomma quando voi andate, adesso non ricordo esattamente il luogo, sì, ma sì, quando voi andate a cercare per la prima volta la casa di Ennio Fantastichini e tu Gianni dici ma che villetta dobbiamo cercare, sono tutte villette, tutte qua villette, con tutte, certo, i motorini, le vele, certo, adesso sì, non ricordo, certo, sì. E poi comunque anche nel finale voi sembra un po' che vi allontaniate dalla metropoli così, sì, sì. Comunemente intesa, sì, per rifugiarvi in questo luogo forse di nessuno o di tutti, insomma, mangiare cocomeri e, certo, insomma, sì, ecco, vorrei che tu spendessi qualche parola sulla, sì, cosa dei luoghi, perché è molto interessante. Certo, ma si parte diciamo sempre dal centro storico, da Trastevere, che è un po' la mia, dove sono nato, Viale Glorioso 8, infatti. La patria. Poi, i baretti sono quelli, no, della vita, insomma, il San Calisto, dove proprio sono cresciuto, e cresciuto pure parecchio ormai. Però voglio dire, l'idea era bella proprio di andare nelle periferie, che ormai non sono neanche più sono le periferie storiche, quindi non è più neanche periferia. Centocelle, Tor Tre Teste, il quartiere Tuscolano, che poi sono bellissimi, sono posti che abbiamo trovato bellissimi, e ci sembravano altri mondi, davvero altri mondi, però ecco, non, l'uscita finale è l'uscita proprio dalla metropoli, ed è vero, lì c'è di nuovo il verde, c'è il mare, c'è qualcosa che poi, almeno quello, loro ci arrivano a vederlo, ecco, in qualche modo. Il litorale, sì, c'è molto respiro in quello. E quindi sì, i luoghi sono stati importanti, perché uno è un po' una metafora per me, io sono sempre stato lì anch'io, ecco. E non mi muovo mai, sono riuscito nonostante questo lavoro a conservare la casa dei miei genitori in Trastevere, perché ormai tutto il palazzo è tutto bed and breakfast, tutto così. Io, però ci sei anche tu. Ci sono anche io, però ci sono io, ma sono, insomma, a stento l'ho salvata dalla... No, davvero... E quindi, e poi mi piaceva anche appunto fare partire da qui per arrivare, forse io posso arrivare solo nelle periferie, ecco, probabilmente dentro di me, però è stato un viaggio molto interessante, devo, certo, dire. Certo. Poi ecco, anche Marco Pettinello come sceneggiatore è stata per me una rivelazione, volevo dirlo, perché lui poi è padovano, figlio di professori universitari, antichi professori universitari di Padova, quindi, però si è divertito come un pazzo a fare il romanaccio, metteva lui le parolacce, oltre che Roma, che gli piacevano i luoghi, ne sapeva più di me, ma lo dovevo fermare perché dico, guarda, questa l'abbiamo messa 2 minuti prima, insomma, se le solite parolacce romane che neanche diciamo, gli piaceva troppo sta cosa, cioè ci ha messo anche lui tantissimo energia, tantissimo cuore, ecco.
e tantissimo vino, scusate, perché grazie, perché vino, ah, vino tra Veneto e no, Angiolino Maule, se volete sapere il tipo di vino che bevevamo, Angiolino Maule. Sì, Angiolino Maule, insomma, è stato un produttore di vino friulano. Vicentino. Sì, che vendevano sotto casa di Gianni. Allora lì abbiamo speso la nostra. No, però devo dire, Angiolino Maule, sì, una cosa meravigliosa. Con quello abbiamo lavorato. Sì, sì, sì. Sì. Ecco, allora, e prima di vedere allora il contributo video, vi vorrei fare un'ultima domanda e la vorrei spalmare su tutti e quattro, Angelo compreso, perché tu Gianni hai detto, si vede che Marco Petenello si è divertito un sacco a fare il romanaccio, a metterci dentro cose, e questo divertimento, naturalmente, ovviamente più per ciò che avviene sullo schermo e per l'alchimia tra di voi, si vede ed è contagioso per lo spettatore. Allora, io vorrei capire, perché non so com'è il tuo lavoro dietro le quinte, naturalmente vorrei capire quanto c'è di improvvisazione, perché a me sembra che qua e là ci sia, e invece quanto tu segui in maniera... direi quasi zelante il copione. No, posso rispondere? Certo. Dunque, il copione sì, abbiamo lavorato tantissimo, quindi era un copione, come si dice, di ferro, ma loro, due mostri, si inventavano tutto. Si inventavano delle battute micidiali. Tra l'altro io ero anche nell'inquadratura, mi veniva da ridere perché non lo sapevo, me la dicevano a bruciapelo. Lui terribile, ma anche Ennio. E quindi c'è stata a parte c'è stata un'alchimia, noi quando, io non conoscevo Ennio, perché è stato Angelo a suggerire Ennio per quella parte, devo dire, questo è stato importantissimo, io non lo conoscevo, quando ci siamo visti sembravamo amici da 35 anni, subito con la birretta in mano, c'è stata un'empatia, e con Giorgio eravamo tre che dopo due giorni di lavorazione eravamo amici, sarà la romanità, saranno delle assonanze di vita, sarà il mestiere che facciamo, ma eravamo realmente legati. Loro hanno dato tantissimo, io ero talmente emozionato nel vederli che mi dimenticavo di dare lo stop, e tutti mi dicevano, oh, è finita la scena, devi dare lo stop, sei il regista, io, ah sì sì, stop, perché avrei voluto che continuassero all'infinito. Certo. Quindi immagino che a te, Angelo, per tutti questi motivi ti saranno venuti i capelli dritti per gestire... No, i capelli dritti quali? Sono in altre situazioni. Come quali? Le lavorazioni di... Fare i film insieme a Gianni è un piacere. Grazie. Perché lui è come i suoi film, diciamo, è semplice, c'ha delle fragilità... tanto che vanno sostenute, ma è una persona, come dire, che nella sua semplicità c'è una grande profondità, e noi ci conosciamo da 40 anni. Sì, veramente. Sì. Lui è più piccolo di me, non ti puoi quindi parare, c'è una cosa di affetto, sì, profondissimo. Io adoro, sì, i suoi film, e quando lui mi ha proposto di fare insieme a lui Gianni e le donne, per me è stata proprio una gioia. Questo film qua è un film speciale, questo qua, perché in un modo abbastanza sorprendente, alla fine, proprio nella percezione che c'è del film quando lo vedi, noi siamo partiti per fare un racconto divertente che racconta gli anni che ci abbiamo noi, che racconta questo desiderio di rimanere vivi, di reagire. Però poi alcune cose che sono successe durante il film l'hanno fatto diventare di più di quello che era all'inizio, ma questo non è una cosa che è legata alle improvvisazioni che aggiungo, perché questo è il film è esattamente quello che avevano scritto, poi loro hanno aggiunto molto, ma è esattamente quello, diciamo, no? Come intenzioni, come... però per esempio l'incontro con sto ragazzino, di colore, quel modo in cui è stata girata quell'ultima scena, il fatto che Ennio non c'è più, hanno dato al film... Il fatto che abbiamo aspettato un po' prima di potervelo far vedere, hanno dato al film, in termini proprio di partecipazione, come dire, emotiva da parte nostra, tanto. E secondo me il film ci darà soddisfazioni, perché l'accoglienza che ha avuto qua
non arriva tutte le volte, diciamo, una cosa, come hai detto tu, è molto coinvolgente il film, sì. No? È totalmente contemporaneo, però è una roba che rimanda a sentimenti antichi, e, insomma è una roba bella. Poi volevo dirvi, senza che ci commuoviamo, però, che io ho proposto, gli ho detto a Gianni dopo, sì, aver letto la sceneggiatura, dico, ma tu lo conosci Ennio? E lui mi ha detto, no, io sì, sì, come però, artista, però... Ho detto, no, perché Ennio, non come attore, io lo adoravo anche come attore, ma lo frequentavo un po' anche fuori dal lavoro, perché avevamo tutti e due una casa a Pantelleria, i nostri figli sono amici, e Ennio, nel privato, era... come Gianni, sì, sì, aveva scritto quel personaggio, sì, lì, no? Sì. Quindi ancora di più adesso rivederlo stasera, e molti piangeremo molto, diciamo, quando, sì, quando lo rivedremo, però ecco, adesso quando vedremo questo contributo ve lo diciamo, per chi non l'ha conosciuto, Ennio era così.